Buonasera, buonasera web spettatori di gramichele.eu, chiunque ci sta guardando da tutti i device, computer, televisioni, smartphone, ormai la maggior parte delle persone guardano da lì. Questa sera ulteriore appuntamento che ci avvicina all'importante svolta che arriverà con le elezioni del 25 settembre, elezioni ricordiamo che decideranno chi ci governerà sia a livello regionale che a livello nazionale. Oggi abbiamo un ospite che attendavamo da tempo, ex sindaco della nostra città, dal... Dal 2000, da ottobre 2021, ex. No, sindaco da quanto sei stato? Dal Da 2016, 5 anni. 2016 al 2021, adesso avrete riconosciuto la voce, candidato con il Movimento 5 Stelle che supporta il candidato De Paola, Nuccio De Nuccio Paola. Di Paola, sì. Nuccio Di Paola. Come governatore della Regione Sicilia, benvenuto avvocato Giuseppe Purpa. Grazie, Benedetto, buonasera, buonasera a tutti. Allora, come sta andando questa campagna elettorale? Allora, è una campagna elettorale molto strana, perché in qualche modo è una campagna elettorale che è arrivata, diciamo, senza preavviso. Musumeci si è dimesso il 4 di agosto, era una campagna elettorale comunque già fissata perché tra ottobre e novembre sarebbe scaduto il mandato che il governatore Musumeci, insomma, aveva svolto negli ultimi 5 anni e quindi in maniera naturale si doveva andare al voto. Le sue dimissioni hanno determinato automaticamente questa tornata elettorale straordinaria che ci mette insieme a quelle nazionali, perché anche lì ci sono state le dimissioni del governo Draghi e quindi ecco, ci sarà questa Election Day che ci vedrà tutti impegnati e io questo lo voglio dire da subito, Benedetto. È un invito al voto, un invito al voto che io rivolgo sempre a tutti, perché la preoccupazione maggiore è l'astensionismo. È una cosa che preoccupa parecchio perché chi si astiene sostanzialmente non fa altro che, come dire, avvantaggiare gli altri. Non è giusto e non è, come dire, non è astenendosi che si dà un segnale. Il segnale lo si dà invece andando a votare e andando, come dire, a dare dei voti di preferenza, almeno alla regione c'è il voto di preferenza, in base al lavoro che ogni deputato, ogni movimento, ogni partito politico ha svolto in questi anni, che possono essere i 5 anni, 10 anni, 30 anni, perché i partiti e i movimenti politici in qualche modo, insomma, orbitano tranne il Movimento 5 Stelle, dico, da molto tempo. Appunto, hai parlato di astensionismo. Sì. Cosa state provando a fare per convincere chi non va a votare? Allora, io personalmente porto sempre un po' l'esperienza, come dire, perché ecco, l'osservazione maggiore, quella alla quale rispondo. È quella secondo la quale c'è questa communis opinio per cui siamo tutti uguali. Io tendo a dire che non è vero, cioè non è vero che siamo tutti uguali, perché se fossimo tutti uguali il Movimento 5 Stelle non ci sarebbe, non avrebbe le sue regole. Tieni in considerazione, tenete in considerazione per esempio che noi facciamo le restituzioni. Il candidato uscente, anzi l'onorevole uscente che è Francesco Cappello, ha restituito in 10 anni qualcosa come 300 140.000 euro. Non credo che nell'arco costituzionale ci sia un partito politico i cui componenti abbiano fatto quello che fa il Movimento 5 Stelle. Per cui quando mi viene detta questa cosa io naturalmente correggo, diciamo, il tiro invitando le persone, come dire, a invece preoccuparsi di guardare, di analizzare meglio quello che avviene dentro casa propria e anche nel mondo che ci circonda. Sappiamo che il Movimento 5 Stelle, insomma, ha fatto tantissime riforme. Forse negli ultimi 30 anni le riforme più di sinistra che ci sono state sul tema del lavoro, con il reddito di cittadinanza, sul superbonus, ha fatto lievitare quello che è il PIL nazionale. Quindi diciamo che ecco, gli interventi ci sono stati, sono gli interventi che hanno fatto rilanciare la nazione dopo un periodo pandemico molto difficile che tutti abbiamo vissuto, l'abbiamo vissuto noi a Gran Michele, io allora ero sindaco, quindi 2 anni davvero faticosi, quindi lo hanno vissuto gli enti locali, lo hanno vissuto i cittadini, lo ha vissuto il governo nazionale e da quando c'è appunto il governo Conte, credo che
le misure messe in atto siano state in grado appunto di far invertire questa rotta che non la cambi dall'oggi al domani, ma occorre un lavoro già iniziato però. Una domanda che mi frulla in testa un po'. È passato meno di un anno dall'ultima campagna elettorale che hai fatto e sicuramente è stata quella ancora più coinvolgente perché tra l'altro comunale. Certo. Hai provato a continuare la tua strada come sindaco. Sì. Poi cosa è successo? Cioè, come sei arrivati a questa candidatura? Che cosa porti? Cosa pensi di portare come esperienza? Allora, diciamo che sì, naturalmente noi ci siamo sottoposti al giudizio degli elettori e quindi era normale che dopo 5 anni di lavoro ecco, noi abbiamo provato a ritornare a governare la città. Non lo abbiamo fatto per una manciata di voti, se questo mi è consentito dire, e soprattutto e ritorniamo al tema dell'astensione, con un'astensione dell'11%, che è un'astensione che ha, non ha premiato i nostri avversari, ha premiato più i nostri avversari che non noi, perché è normale che i partiti politici, quelli tradizionali, almeno quelli che si sono confrontati con il nostro movimento, sono partiti politici strutturati, sanno dove prendere il voto, conoscono i loro elettori, hanno delle modalità molto ben congegnate nel tempo. Il nostro è un voto un po' più liquido, è un voto e quindi un movimento molto che ondula in base naturalmente al pensiero della gente, perché è un pensiero libero. Questo mi va di sottolinearlo, e quindi anche nella richiesta del voto, per cui è normale che l'astensione lì ha pesato, ha avuto un effetto determinante. Dopodiché mi sono riposato e quindi sono ritornato a fare l'avvocato, sono ritornato a fare il padre di famiglia, a occuparmi quindi delle questioni personali e professionali. E poi appena si è arrivati all'appuntamento elettorale c'è stato un dialogo. Io infatti ho fatto un post iniziale, credo a metà agosto, in cui ho dato la mia disponibilità a una selezione interna che è avvenuta. Come ho detto prima, secondo le regole del Movimento 5 Stelle, il deputato del territorio, che era l'onorevole Francesco Del Cappello, non poteva più candidarsi avendo fatto già 2 mandati. E quindi sono stato in qualche modo insignito, sono stato individuato, non so quale ulteriore termine utilizzare, ma sostanzialmente ho avuto il privilegio di sostituire Francesco, che ha fatto un grande lavoro in questi 10 anni. Lo voglio ringraziare naturalmente per l'impegno che ha messo nell'attività parlamentare, perché andando a vedere anche i dati che sono naturalmente pubblicati presso l'ARS, il sito dell'ARS, Francesco Cappello ha prodotto una notevolissima mole di attività parlamentari, di interrogazioni, di disegni di legge, oltre a essere stato vicepresidente della Commissione Sanità, e quindi anche lì ha portato davvero con dignità e onore un lavoro a compimento. Allora, 26 settembre, facciamo così, prendiamo la DeLorean, la macchina di ritorno al futuro, sì. In questo caso per andare appunto nel futuro, 26 settembre, se Pippo Purpura diventa un parlamentare regionale, le prime cose a cui punta quali sono? Magari non tutto il 26 settembre, perché poi gli altri anni... Ma guarda, c'è una forma di continuità. C'è una forma di continuità, io già l'ho detto in altre occasioni. Noi abbiamo delle eccellenze nel nostro comprensorio, ho avuto già modo di dirlo. Sono delle eccellenze che tutti diciamo essere delle eccellenze, ma non tutti si comportano a tutela di queste eccellenze. Quando faccio questa osservazione la faccio soprattutto a quei deputati che hanno costituito fino ad oggi, sono stati componenti della maggioranza di governo. Noi abbiamo sono stato membro del CDA, della CALAT, del Consiglio di Amministrazione. Noi sappiamo che in questi 5 anni, non soltanto la pandemia, ma altri eventi drammatici hanno segnato questo territorio. 2 in particolare me le ricordo benissimo. Incendio. L'incendio del luglio del 2017, che ci ha visto per oltre quasi 20 ore là sotto a cercare di contenere i danni, ma soprattutto quello del luglio del 2021, che ha distrutto
tutto l'impianto di selezione. Questo ha determinato a cascata tutta una serie di conseguenze molto gravi, in primis per i lavoratori che sono in cassa integrazione da un anno, in secundis per diciamo, le attività che la Calat svolgeva nella raccolta differenziata. Ecco, è un tema importante questo, perché in un momento in cui tutti parlano di termovalorizzatori, di inceneritori, e io non entro nel merito che è un merito anche scientifico, per cui occorre analizzare queste cose. Noi comunque abbiamo una raccolta differenziata che nel Calatino è arrivata oltre l'80%, e da questa raccolta differenziata il residuale, cioè la parte sostanzialmente da non poter differenziare, è davvero minimale. Allora, di fronte a un impianto d'eccellenza a livello regionale, di fronte a un impianto di questo genere che dava posti di lavoro e soprattutto consentiva ai comuni di trarre anche, diciamo, dei benefici in termini economici, perché c'era tutti i collegamenti che avevamo con le società che interagivano con la Calat, consentivano, ecco, di avere anche questo genere di guadagni, di questi rapporti di collaborazione. Ecco, di fronte a questa cosa, il fatto che ancora quel capannone sia vuoto, incendiato, con i macchinari distrutti, è un fatto di una gravità inaudita per quanto mi riguarda, perché se c'è una cosa che doveva fare il governo regionale, anziché far fallire una legge sui rifiuti che urge in questo contesto, soprattutto nella nostra Sicilia, dove tutte le strade sono piene di rifiuti, se c'era una cosa da fare era quello di mettere subito i fondi, che erano intorno ai 6 milioni di euro, per poter ricostruire quell'impianto, magari mettere degli impianti di selezione con dei gruppi ottici in grado addirittura di ulteriormente fare, diciamo, una raccolta differenziata ancora più puntuale, e da lì davvero, diciamo, ricominciare a lavorare. E invece, dico, dopo la passerella di tutti i politici là sotto, su, diciamo, alla Calat, dico, è calato il silenzio. Io sono andato neanche un paio di settimane fa, anche perché, insomma, la zona industriale, sono andato a parlare con le imprese, con gli imprenditori, con i lavoratori. Dico, è questo quello che deve fare un deputato, un candidato deputato regionale. Ma anche un deputato, poi. Anche un deputato, evidentemente. Dico, deve andare a vedere e toccare con mano quali sono i problemi del territorio e vedere quello spettro, vedere quello scheletro ancora lì messo da parte. Devo dire che onestamente questo è l'emblema del fallimento di questi 5 anni di Musumeci e naturalmente di tutti i deputati che oggi, con una gran faccia di bronzo, dico io, continuano a chiedere di essere prescelti sulla scorta non so di quale, come dire, di quale investimento e di quale attività che hanno profuso per il territorio. E invece chi ci ascolta, perché dovrebbe scegliere te, cioè perché dovrebbe scegliere il 5 Stelle e te, la tua esperienza e la tua messa a disposizione di questa candidatura? Sì, allora l'esperienza ci sta, l'esperienza si fa lavorando. Io non sono uno che punto tanto sul fatto che mi imbrodo, mi lodo, cioè ho fatto chissà che cosa e quindi per forza di cose, perché l'esperienza te la fai lavorando, te la fai naturalmente studiando, te la fai in base, diciamo, al bagaglio culturale e professionale che ti porti dietro. Dico, poi grazie a Dio siamo tutti menti pensanti e quindi siamo in grado di approcciare con le tematiche che ci vengono incontro e eventualmente analizzarle, sviscerarle e poi trovare anche eventualmente delle soluzioni. Quindi non è, diciamo, un argomento che mi appassiona questo. È indubbio che ho fatto un'esperienza, dico io, notevole, un'esperienza, insomma, da amministratore locale. Conosco l'ente locale, conosco i problemi che hanno gli enti locali, soprattutto dopo la pandemia, sono molti, diciamo, in condizioni di disagio economico, dico, non, anche il comune di Gran Michele lo è, dico, non ce lo nascondiamo, non certo, dico, per l'esperienza amministrativa, ma perché questo ha dato un ulteriore, ecco, colpo a un ente che già, diciamo, sopravviveva e aveva, diciamo, stava sempre in equilibrio con i conti. Sappiamo che molti altri enti, diciamo, sono già in default. Mi pare che Caltagirone ci è andato per la seconda volta, dico, qualche mese addietro. Quindi diciamo che, ecco, sono dell'idea che la politica debba dare qualità. C'è una questione morale nella politica, c'è una questione morale ed etica che purtroppo molti sottovalutano, gli elettori sottovalutano. Abbiamo dei candidati presidenti che alcuni di loro, parlo di Schifani, dico, mi pare che è un fatto abbastanza noto, dico, ha un'indagine per favoreggiamento e anche per
non mi ricordo l'altro capo di reato, comunque una cosa abbastanza, ecco, delle contestazioni per cui è stato rinviato a giudizio, e quindi già questo già stesso lo dovrebbe porre. Dico, io non parlo, sono un avvocato, faccio diritto penale, quindi non mi metto, come dire, a puntare il dito nei confronti di nessuno, però l'etica e la morale nella politica dovrebbe far sì che qualcuno che è adombrato da un sospetto in qualche modo dovrebbe dire no, per il momento magari non è il caso, perché prima devo chiudere una questione rispetto alla quale io auguro all'onorevole Schifani magari di superarla nel merito senza alcun tipo di cosa, ma al momento c'è un neo che nel rappresentare tutti i siciliani diventa una macchia importante. Allora, io vorrei essere rappresentato da persone che abbiano davvero dei requisiti etici, morali, e abbiano poi la competenza che è caratteristica che si acquisisce attraverso lo studio e l'approfondimento dei temi. Un ultimo, visto che ha parlato di candidati presidenti, verosimilmente chi vedrà questo video, per i nostri dati, lo vedrà da Gran Michele, la tua città, certo, la nostra città. Non conosciamo molto il candidato del 5 Stelle, sì. Di Paola. Sì, Nuccio Di Paola è un ingegnere di Gela, ha già fatto un'esperienza da deputato regionale. Io ho avuto modo di accompagnarmi con lui in alcuni momenti. L'altro giorno abbiamo fatto una interessantissima riunione con la CIA provinciale orientale a Catania. Abbiamo ascoltato il grido d'allarme degli agricoltori, dei produttori, e anche lì io ho ascoltato, come dire, una serie di richieste che riguardavano i consorzi di bonifica, le produzioni, la tutela del territorio, tutta una serie di temi che sento e odo anche da addetto ai lavori, perché sono anche un imprenditore agricolo, che odo da decenni, senza che un politico, uno, abbia spostato sia riuscito a spostare l'ago della bilancia in un verso piuttosto che un altro. Siamo in una situazione di stagnazione continua, tanto che l'ho detto anche al direttivo provinciale CIA, ho detto: guardate, voi potete ascoltare tutti quelli che si sono succeduti in queste settimane, ma se ti arriva qualcuno che è appena uscito da deputato a proporti delle soluzioni, allora c'è un problema. Noi siamo una forza nuova, che non voglio fare uno spot elettorale a un altro, diciamo, partito politico di destra, perché non mi appartiene. Siamo un nuovo movimento, siamo un movimento che insiste nel panorama ormai nazionale da oltre 10 anni. Nella lista ci sono molte persone competenti, tutti, molti ex amministratori, ex deputati, uscenti, consiglieri comunali, molti professionisti. Nuccio Di Paola è uno di loro, ed è in grado di dare delle soluzioni concrete, ed è il caso veramente di cambiare rotta, perché dico, se noi siamo nella SNAI e quindi nelle aree depresse, se noi siamo in un contesto appunto di depressione, probabilmente la responsabilità sia di qualcuno, dico, chi ci ha governato fino adesso non sente mai neanche il sospetto su di sé che possa aver lavorato male, perché sono tutti dei fenomeni, vengono qua, qui dico figuratamente, ma vengono davanti alle telecamere a dire che sono i migliori, però obiettivamente hanno governato loro, e se la Sicilia in questo è arrivata a questo livello, probabilmente delle responsabilità sarà il caso di darle. E se c'è un movimento, come a livello nazionale ha dimostrato, di fare delle cose per il bene del paese, probabilmente è arrivato il momento, cari elettori, di dare fiducia al Movimento 5 Stelle, e quindi a Nuccio Di Paola come Presidente della Regione. Benissimo, io non ho più domande, ti lascio come consuetudine per questi messaggi elettorali la telecamera per quanto vuoi, un minuto, due minuti, insomma, per lanciare l'ultimo appello, anche se è stato abbastanza chiaro, e dopodiché possiamo salutare chi ci sta ascoltando. Ma sì, Benetto, fondamentalmente dico, le cose che ci siamo dette in qualche modo rispecchiano il nostro modo di fare, quindi quando io mi fermo, e lo sto facendo per carità con le persone, noi facciamo un invito al voto, non abbiamo delle pretese, perché la libertà del voto per noi è sacrosanta, quindi non vogliamo condizionare nessuno, semplicemente quando
ci fanno dei rilievi perché dei rilievi ci fanno, perché può succedere. Io oggi mi sono confrontato con alcune persone, vengono fuori delle discussioni interessanti, ognuno di noi pone la sua, diciamo, la sua posizione, che può anche essere una posizione in cui si giustifica o anche, come dire, si rivendica un lavoro fatto. E quindi da questi confronti, che sono il sale della democrazia, secondo me, dovrebbero tutti noi dovremmo trarre insegnamento, perché secondo me è la politica con la P maiuscola. Per cui non c'è un appello vero e proprio. Il mio appello l'ho fatto nella nostra bella chiacchierata, nel nostro confrontarci, con le domande che tu mi hai posto e con le risposte che io ti ho dato. L'importante, come detto, è andare a votare e naturalmente farlo con coscienza e in piena libertà. Su questo concordo assolutamente, speriamo di leggere dati migliori dal punto di vista dell'astensione, anche se il vento che tira è quello che è. La Vabbè. politica purtroppo ci ha messo dal suo, però non è una politica moderna, è una politica tradizionale ed è un'altra cosa che io ho riscontrato, Benedetto, parlando con la gente, perché io dico sempre che non sono come gli altri, noi non siamo come gli altri, la gente è legittimamente disaffezionata alla politica perché vede che le cose non cambiano mai. Quotidianamente mi scontro con decine di persone di questo genere ed è una fatica ulteriore convincerli che in realtà non tutti siamo come loro. Mi dispiace dirlo, io non mi sento con un'aureola sopra la testa, sento di fare il mio dovere, insomma, senza montarmi e senza, diciamo, montarmi la testa, ma sento di farlo al meglio, con l'approccio, come dire, modesto e umile che secondo me deve avere ogni uomo politico. Benissimo, allora l'appuntamento con questa intervista con l'avvocato Giuseppe Porpora si chiude qua. Io vi ricordo che chi abbiamo intervistato è candidato all'ARS regionale. Per votarlo dovete segnare il logo del Movimento 5 Stelle, scrivere il nome Porpora, interamente Giuseppe Porpora, e votare anche per il candidato alla presidenza, Nuccio De Paola. Grazie mille, Pippo. Grazie Benedetto e grazie a tutti voi per avermi ascoltato. Grazie mille a tutti i nostri spettatori, ci vediamo nei prossimi appuntamenti, vediamo di coprire anche questi importanti avvenimenti e come sempre poi di tornare sul quotidiano e sul locale. Grazie ancora.